Buonasera, 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 bentornato. Ma soprattutto? Wolf. Ma la vera domanda è, uno, riuscire mai a chiudere quel programma invece di farlo cascare a Nicola? Non credo. Due, ti senti pronto? Non credo volume 2. Però ci provo, dai. Ma soprattutto, senti bene ora? Sì. Ah, allora è per quello, Senti. Allora. Sto combinato. Non so, mi sembrava che ti hai rimesso le cuffie al contrario. E c'è capitato anche quello, siamo riusciti a metterci al contrario, anche queste che sono enormi. Infatti non capivo perché i suoni mi sembravano venire sempre dalla direzione sbagliata. Happy, happy Halloween, happy. Provatelo anche voi a casa, mettetevi le cuffie girate da... e vedere che casino viene del vostro cervello. È vero che non si è mai guardato il salvataggio, noi. Via. Hai chiuso il programma del surriscaldamento? No. Devi smettere di colpire quando si va. No, mi sono responsumato. Sto quando sei proprio nella merda. Vai colpo. Lontanati. Anche se in realtà ho notato che qui...
di imparare moves attorno. A proposito, guarda cosa ci abbiamo qui, Ciberi, se c'è qualcosa che non ci serve o ci può servire in questo momento. Allora. No, certo, però va. Subito sotto la sua attacchi. Ricordati le skill che hai. Non basarti sempre solo unicamente sulla X, ok? E poi è bello perché io in teoria qui mi dà come se io fossi andato sopra. Infatti sei sopra. E ho notato, sai cos'è anche la cosa strana di questo gioco? Che becchi molto più danno se ti toccano. Fase. No, cioè quando trovi nella merda credo che c'è un mega colpo. Io l'ho fatto. Non hai pisciato su. No, no, infatti non è partito neanche l'attacco. No, l'attacco è partito attaccando. Quindi non è premuto su. Probabilmente magari ho pisciato troppo in diagonale nel. E la faccio troppo tutte le volte. Dimentico che c'è tipo un'ora e mezzo di. Quando ti fa la stacco e te li fai dietro, falli mega colpo. Buonasera Sweet! Giorgio Mastro. Terza fase. Il mega colpo. Non ti serve, è bravo. Merda, cercavo di schivare maniera. E questo che è il cavaliere del piccione? Il corvo era nostro, Sweet. Che voglio vedere se quella la barra di vita è solo la sua. Perché? Sì. Chi deve essere la barra di vita? No, cioè se non c'è altre. Thank you.
Corpo in mainstream, ok. Corpo fa male. Ora, quando si rialza... Avvicinati e falli in mega colpo. Vai, ora picchialo forte. Non te ne tenere mai i mega colpi. No, quello devi fare quando sei vicino. Ma che ce l'hai? Hai finito con l'altro? Ah, eri troppo vicino, hai preso tutti i danni. Cazzo, te. Ci sono tanti volatili che si nutrono le carcasse, come gli avvoltoi, i condor e le galline. Comunque dicevo... Ho notato che però il mago è forte, ma non leva la barra dello stun. Ma fa un botto di danni, frega cazzo. Aspetta, vai. Te ogni volta che c'hai il coso carico, scaricaglielo addosso. Ovviamente attaccato. Ovviamente aspetta il momento quando lui fa quel colpo, che almeno li puoi andare dietro che tu. No, io ho sbagliato. Anche perché ti ricordo che anche un salvavita te sei... Vai vicino e falli il colpo. No. Vai. Fai anche quella con la Y. Ok, perfetto. Vai. Dammi un bro. 90. Come fai a essere ghiaccio? Non mostrare questi fiori. Buono. C'ha le mani ghiacce, com'è possibile? La paura. La battaglia per la fortezza è stata la più lunga e crudele fino a oggi. Abbiamo battuto orde di impuri e protetto il paese, ma di nessuno di noi ne gioisce. Con questi nostri corpi divenuti immortali siamo praticamente uguali a quegli impuri. Ho sempre pensato che sarei morto sul campo di battaglia, ma non mi ha permesso. Mi guardo intorno, la neve cade su un campo pieno di fiori. Fu la bianca vestale della sorgente a dirmi come si chiamassero. Mi insegnò molte cose, nonostante fossi capace soltanto a combattere. Non riuscii a trovare le parole, non avendo conversato con nessuno da molto tempo. La vestale rise vedendomi così impacciato, senza malizia. Al termine del conflitto, potrei non rivederla mai più. Anzi, andrà sicuramente così. E niente, si è fissata col corpo. La vestale della sorgente mi disse chi amava questo campo fiorito. Che è quello che abbiamo trovato in fondo. Se sei ancora qui, quando ci incontreremo, magari sarà contenta. E ora se non mi dai quello che scalo i muri, ti inculo. Eseguire due rapidi attacchi con i grandi artigli. È possibile caricare l'attacco tenendo premuto, danni continui, ma
offrendo al nemico un vacuo per la difesa. Ulv, il temuto cavaliere dissennato, dopo l'assedio della fortezza si fece silenzioso e coltivò un giardino di fiori di neve, come se avesse dimenticato come si combatteva. Se cazzo! Ora porca impurità abbiamo. Puttana, non me ne frega un cazzo. Questo prato ferito che hai protetto ormai è pregno di impurità. Ciononostante, io lo trovo bellissimo. Guarda le nostre gambe. Sì. Verità. E qui anche c'è qui qualcosa. C'è l'effetto. Ah, sì. Cioè era qui comunque. È stata protetta dal cavaliere. Cioè, lettera della vestale della fortezza. Non è facile vivere qui, dato il freddo che fa, ma è sempre meglio di quel buio laboratorio. Ho un nuovo amico, si chiama Ulv, il signor Julius. Mi ha detto di non uscire troppo e ho fatto come voleva. Mi stanno le altre fuggiasche. Vorrei tanto che ci scambiassimo delle lettere. È per questo che ora sto facendo pratica. Le altre sono proprio scappate. Ah, vedi, no, i Robi Mirko non vogliono di niente. Sì, sì, cazzo, sì, porca troia, sì. Ma merda. Già, tanto Mirko, mi devi levare una curiosità. Vabbè, tanto vabbè, guarda quello che c'è da fare. Sta di quinto già, però. Tu, ma quella gran puttanella. No, ok, cosa? Volevo di provi a viaggiare alla fine del gioco. Perché quando noi arriviamo in fondo, c'è una strada dietro. A parte anche qui, tra le altre cose. No, ma se arrivo lì non finisce il gioco. No, finisce il gioco, devi andare a pusciare. No. Scusa, solo ma quando è solo quando purifichi lei. Sei sicuro? Ma qui è piena, è tutto fatto. Sì, no, ma dietro di lei non c'era una porta. Era quello che mi interessava, ok. Guarda, per vedere che è in New Game Plus. Ora, aspetta, no. No, partiamo dall'inizio. Esatto. Quindi. Che sicuramente... Partiamo un po' dall'inizio. Allora. Quello lì si sa che si deve scendere. Quello lì blu in basso a sinistra. È quello che mi sa che ci si va se ci sono tutte le tavolette. Sì, probabilmente sì. Quindi qua e si guarda se si può salire. Sì, cazzo, sì, porca puttana ladra. Sì. Sì, cazzo, sì. Ok. Ma ce la facciamo? Ce la fa a passare o casca di sotto? Ah, forse ho capito. E niente, posso? Ti dà... Adesso io sono prurito intimo. Allora, io volevo vedere se magari... No, lo fa comunque. Ah, forse ci arrivi. Devo trovare il tempismo giusto. Eh?
Dai! Quanto, come si dice, preciso lo vuoi, amico? Leviathanos, grazie per il raid! Dai! Grazie infinite! Allora... L'avevo preso, però! Quanto figlio della merda, scusami! Viva la barba sempre. Siamo sicuri che è così? Sono come lo spacco, scusami. Grazie, Sweet. E porca la merda. Mirko, aspetta. Promonosa, infatti. Però non c'ho abbastanza. Vedi. Sembra strano. Se salti e poi lo lanci, te lo fa. No, appena salta mi cosa. Guarda quanto spam. Buonasera a Mane. Buonasera a Cat Blood Rose. Mi sembra strano così. Che altro strano che almeno non ci passi. Prova a tenere fino all'ultimo e poi lasciare con X. Ma dici sempre qualcosa del salto? Sì. No, vedi, perché ci deve avere per forza tutte e due. Non è che aspetta, facciamo così, arriva fino in fondo. E poi dopodiché proviamo a fare proprio la carica da proprio da in fondo. Vedere se prende un casino di velocità e riesce a passarlo. Vedi perché tutte le volte si carica di più. Perché una volta bisogna più arrivare a 3. Ah, devi fare tutto il giro. Aspetta, vai sopra di là. Che non mi è. Mirko, perché non devi fare così? Vai proprio in fondo. Quello che stavo dicendo prima. Perfetto. Buona scena! Vada, vada! Aumenta leggermente l'altezza del salto. Difficile fino a un certo punto. Monile magico in grado di generare aliti di vento. Fu fatto costruire da Silva per la dorata sorella, che però non lo indossò mai. Ora però, se non ho visto male, non è chiuso qui? No. Ah no. Perché noi ci siamo fermati prima. Su, ancora no. Su, vado. Devo finire di guardare qui.
ci dovrebbe essere il cazzo che me ne frega. E muori nel nei tuoi sacrifici. Allora, i tre quarti del quadro la cicciona. Allora, ma ovviamente mi dissocio dal, non è body shaming, anche perché Mirka cicciona anche lui, quindi. Esatto. Ma che davvero? Va bene? Ah! È il mega colpo. L'ho stuprata male, bro. Oh, Bianca Vistale. Siete viva. No! Non ci sentiamo tanto. Non proprio in salute, non sono proprio il ritratto della salute, ma. Capo delle guardiane. Attacca i nemici facendo roteare la sua lama circolare e attacca. Attaccato a una catena. Ok, la guardiana capace. Capo, che un tempo proteggeva la vestale della generazione precedente. Colpita dalla nicorpioggia, conobbe il dolore che ella aveva sopportato e pianse per lei. Infatti lei è come quella che abbiamo trovato all'inizio. Quella, infatti, che qui è finito. Ora, caschiamo di qua per vedere se... No, qui non c'è qua, perché è scivoloso. Caschiamo di qua che dovrebbe essere l'attacco dell'altro... Ah, vedi? Avevo ragione. Ok. No, aspetta. Se scemo ti vado un culo, infatti. Salto. Mico, è tutto a posto? Sì, perché ti vedo muovere parecchio come se ti... vabbè, tutto zitto. Già che non sei... ah no, è vero, dovresti sederti. Ah no, aspetta, si può vedere in realtà, metti pausa. Guarda, il cimello del salto quanto costa? 3 slot addirittura. 3. Sì, infatti, boh, alcuni tipi di costi non l'ho capito. Perché o ce n'è sempre un bot, mi tanto... No, vabbè, guardavo... Vabbè, ma perché noi probabilmente... Ma è leggendaria. Accetta catena, parente lontano della motosega. Ma è la leggendaria accetta catena. Esatto. Sweet... E poi sarei curioso di sapere di quanto ti ha mentalizzato, perché siccome c'è scritto leggermente... Ma le musio, sì, ci sta, cioè le scotte. So che qui sarà trovato tutto. Sì, ma che c'è il segreto del segreto? No, è che mi sembrava proprio strano qualcosa lì, molto banalmente. Loro mi fanno di una pena. Sì, alla fine sono supplicante e basta. Io penso che puoi andare su anche di lì. Però come si appiccica ora? Qua. Come faresti? Questa è la stanza più... Sarà un'altra... Ce ne sono due, così vicine? La Bianca Vestale non sarà mica... Ti ricordo qualcosa? Siamo tutte uguali! Non
giorno diventerò una bianca vestale anch'io. Vorrei tanto essere d'aiuto a mia madre. Sigrid mi fa compagnia, ma mi annoio lo stesso. Quando ti sveglierai, giocheremo insieme, d'accordo? Se ti va, potremo chiacchierare un po'. Tornerò presto, allora. Ciao. La Lily nei ricordi di quella guardiana. Era questa bianca cristale. Se vuoi farti carico del suo desiderio, dove dovresti prendere anche il suo nome. I sopravvissuti possono ereditare preziosi ricordi e desideri che non c'è più. Infatti, quindi noi non siamo Lily come. Infatti. Anche se loro ormai li hanno perduti. Sempre più. Salamande, buonasera. Convergenza. Che abbiamo preso tutte. Nota di Nota Lily. di Lili. Sigrid mi ha detto che le buone azioni vengono sempre ricompensate. Per diventare sua amica, quando si è svegliata mi ha fatto pena che non riuscissi a parlare. Non riuscire a chiacchierare presto con lei. Quale sarà il suo nome? Devo assolutamente chiederlo a mia madre quando la rivedrò. Dopotutto diventerà la nostra nuova sorellina. Praticamente è un, diciamo, E qui ora della posso. caduta di un regno. Sì, è E un po'. Senti, quando ricerchi troppo guarda l'impuro. quanto. Cazzo sono maledetti. Allora. E il desiderio di immortalità che alcune volte ti fa perdere le rotte. Viaggio rapido. No, qui non avrebbe senso. Qui sì. Sì, per andare a. A sinistra. Perché ora, oltre ad aprire le Allora. varie zone, cerchiamo di guardare anche le zone blu. E più che poi cerca di ripulire. Così, chiamato subito. Non riesco a muovermi. Devo proteggere il sovrano. Così. Sì. Taglie. L'unica cosa che posso dire è bellissimo. Diritto. Troppo alto, dice. Porca miseria! Lo sapevo. Vabbè, teletrasporto. Infatti stavo per dire conveniente teletrasportarti, però. No, vabbè, ha fatto evitare di Cioè, trasformarmi a cazzo. vorrei non far notare Leia. Sì, da qui poi scendo. Sì. Comunque, mente per il genere è un classico Metroidvania, Sì, secondo esatto, proprio me. Classico classico. al 100%. Il mondo. Guarda, una scimmia a tre teste. Buonasera Simone. Oh, stacca tu. Ottimo. Perché? Finito. Ritorna indietro. Ottimo. Buonasera C'è Simone. qualcosa di superfluo che abbiamo nel caso con i gemelli? Volevo, infatti, levare. Ah, attacco in aria no. Subiti da tutta questo Sì, che questo comunque è da stato qui. per. Volevo vedere nel salto in realtà Quanto l'impresiva. migliora? Esatto. Allora, ho Infatti sotto. voglio vedere. Mettiamoci vicino a qualcosa e guardiamo l'altezza. Allora, andiamo qui alla colonna. Così arriviamo coi piedi per conto sopra il muretto dietro qua. Mentre con la farfallina. Un botto di più, Mirko. Allora. Viaggio rapido. Sinistra o destra? Sì. No, vabbè, tanto Facciamo facciamo sì sinistra, e perché quello sinistra. sopra conviene più che Sì, fare il sotto infatti. e poi quello. Infatti, ce lo stavo per dire.
Allora, che intanto qui prima di tutto c'è anche proprio da trovare quello che ci manca. Piacere. Allora, proviamo a stare con i soldi bassi. Che fai, tocchi? Ah, guarda. Noi ci ha trasformato e abbiamo perso anche il nostro onore. Il 100 ci piace. Ok. E ora bisogna andare solo su. Che però io sono stronzo. Ok. Ci pezzo il boss, Simone. Di qua. Sì, due. Ingressi. Non è che questa è un'altra di quelle zone che invece non monti ma scendi. Allora. Guarda. Andiamo di là. Sì. Vabbè, tanto ci sei, sei qui, basta fare delle frene. Sì, infatti basta che vada a diritto. Ui. Anche perché in realtà forse mi metti la mappa là. Che mi sì. Trasporto di là. Però a sto punto. Guardiamo prima giù e sinistra e ce le diamo le palle e poi se riusciamo a fare tutto ci ritrasportiamo direttamente. Sì, infatti. Allora. Andiamo giù, giù, giù. Ah, questa è la zona che ho di te. Basta che stai fermo. Lì ci sta il drappo. Ma penso che il coso sia di qua. Non è che ci scaraventa in su questo. No, perché alcune volte ti lancia velocemente in area. Scusa, mi sta tornando. Allora. Sì, ma non troppo così in alto. E poi no, questo me lo piglia proprio come. Però. Scusami. Magari non è qui, banalmente. Magari c'era già qualcosa che abbiamo preso qua. Può essere. Sbagliato. Cazzare la pioggia stesso male. Ah, guarda, è qui sotto il viso del D&D. Beh, vabbè, cioè. Ah, è quello che si era ipotizzato noi. Esatto. Ci ammazziamo a vicenda. Ma non, è, non è l'ultimo, l'unico. Sì, io quanti? Troppi. Tutti. Dai, su. E ti stronzi volanti. Allora. Mirko, gli stronzi volanti. Faccio. Ah, io pensavo fosse. Fisico, no. Te l'avevo già anche detto. E la Madonna.
e che non mi fa il doppio salto. Perché sei Mirko? Attacchi qui e basta. Qui sono arrivato al limite. Allora, siccome questo l'ho visto io, è là sopra. Dove? Là sopra. Quello dove dicete che è impossibile arrivare è proprio lì sopra. E come ci si arriva? È bella domanda. Qui sopra? No. Hai visto quello che hai notato te dal salto da di qua? È proprio lì sopra. L'unico modo che l'ho visto fare è utilizzando una specie di glitch con un'abilità. Vedi? Però a meno che non ci sia un'altra uscita che non conosco, non so come arrivarci là. No, normalmente. Non c'è un'altra uscita. Non c'è un'altra uscita, Andrea. Ma non so assolutamente come ci si può arrivare in modo normale, perché io ho visto utilizzare un glitch. No, non ti ci fa attaccare, se potrei dire già. Non è che possiamo passare da, no, dall'interno, penso. È proprio tutto là sopra. Perché o c'è qualcosa qui, ma qui ti riporta direttamente. Perché non abbiamo modo noi di uscire dalla torre, vero? Da sopra. No. Perché poi quello va in là. Quindi avrebbe... ma appunto, ritorni un attimo su. Perché ci deve essere il metodo legit di utilizzare un glitch. Perché mi sembra un po' una vaccata. No? Sì, infatti. Ma cazzo, se... tanto in alto. Perché allora, siccome io alcune volte ti ho visto tra queste che ti sparano veramente in aria, ma come succede quando, come si fa a proposito? Non so se te sei mai accorto che ogni tanto ti prendono e proprio ti volano in aria. Sì, ma ho capito, ma il problema è che questo è comunque... Non è detto che te lo faccia superare, se fai quello che ti ho detto io. Devo capire come ci riesce una volta a farti proprio sparare in stratosfera. Mirko, ci deve essere un modo legit, per forza, perché è impossibile che l'abbiano pensato che tu lo faccia per forza con un glitch di un'abilità. Infatti le sto provando tutto. Perché quello che non mi torna, perché se hai guardato quando salti, no? Vedi che è lo strapiombo, è là sopra, e da lì dovresti saltare di là dove c'è l'oggetto. È quello che non mi torna.
parete facendo quello. A vedere se c'è qualcosa. Una falsa parete. Infatti non ho ancora capito come si possa. Perché l'ho visto fare, ma mi sembra strano che devi utilizzare quell'abilità. Ci eri arrivato? Se sparavi a diritto forse ci arrivavi. Sono sempre un bel po' sotto, Andrea. Vedi? Sono veramente cazzo bel po' sotto. Non lo so, amico, come si potrebbero prendere. Come procede? Tutto bene, Simone? E perché? Scusa, proviamo a fare una cosa. Intanto questo però lasciamolo così. Intanto guardiamo quella a sinistra. Vabbè, ma è inutile, tanto dovrei tornarci. No, ho capito, ma quello che ti voglio dire è che magari invece non ci sta fasciando la testa, ma nella zona quella dove ci si va dall'alto dici ci può magari essere... c'è un boh, vabbè, che guardiamo, ti... perché non credo veramente che ti come si dice devi utilizzare il glitch di un'abilità. Sì, infatti, cioè tutti ci mi porta su. Porta su. La parte qui dietro. No, scende subito. No, più. No, sì, adesso. Vediamo a modo sotto. Sotto? Ah, qui. Quello che stai facendo adesso. Qui effettivamente. Senti, o c'è un'ultima abilità che non sappiamo. E ti spara il culo che ti dicevo che ti spara verso l'alto. Vabbè, andiamo a vedere sotto. Che avrebbe senso per quella lì, perché col coso salti in avanti e poi ti spari verso l'alto, cioè o il contrario. Sì, vabbè. No, in realtà è come dico io, perché ti aggrappi al muro, vedere ti se spari lo in avanti, bisogna vedere se lo puoi fare più. Se puoi fare tipo questo e ti aggrappi al muro, puoi fare anche questo. Vabbè, per ora lasciamole così. Ti ricordo che tanto c'è sempre comunque una zona completa da finire. Allora, no, a sinistra. Ok. No, quanto sei stronzo. Serio? Stai dicendo che c'era tra poco? No, dai, pensavo di aver trovato
segreto dei segretoni. Pensavo, ho detto vai, la faccio così e mi butto di là. La faccia di merda. Questi sedimenti puri così. Vedere in questo grande fame per uno scudo del re. A me non piace tutto questo. Allora, sì, allora so. Ma porca puttana, perché ci devi stare 6 ore? Perché allora è fatto apposta, è come le Estus. Sono fatte che tu devi prendere il tempismo e non utilizzarle quando cazzo vuoi. Però che gli hai rilevato completamente tutta... No, già. Quanto danno fai? C'è il mega colpo, appena arriva dietro. Vai, colpisci. E si ricarica subito il body rastando. Leggermente, amico, lei potrebbe morire nella merda. No, era ancora finito. Il re. Mi sa che è il capo delle guardie reali. No, il capo delle guardie reali è Yudison. Scudo del re monocolo. Qui c'è il terreno con lo spadone accendo in aria nemici adiacenti con onda d'urto. Guardia personale del sovrano di Finisa. Guardia personale. Protesse il re nel castello fino all'ultimo, resistendo alla necropioggia. Ma venne assalito alle spalle dai suoi compagni e divorato dalla follia. Ragazzi, sempre più allegria in questo gioco. Poi, yeah. Quanti? Cioè, è l'albero della coccaglia. Sono tutti quelli praticamente rimasti, cioè, a protezione. Cioè, perché altri da notare che questi li ha fatti fuori tutti lui. Non riesce neanche a morire. Ci ammazziamo a vicenda. Questo l'ho già detto. Sì. Ah. Il ganzo. E invece, puzzone. E qui era l'altro cittadino da sopra, ma ci cascheresti da sopra. Quindi, siamo al punto di sosta. E che tutto a posto. Sì, Andrea, sì. Ah, è che sei completamente assorto. Allora, quindi next. Parte il... Così. Ok. Aggio rapido. Ok. Ah, eccolo con la nave. Le torrioni, Mirko. L'ultimo quadro che abbiamo appena fatto. No, scusa per non disastare. Però se tanto mi dattate, effettivamente un'ultima abilità rimane, perché rimane ancora un'ultima zona da fare. È la profondità delle profondità. Esatto, dove c'è quel respiro strano. Perché o lì c'è davvero il boss finale, o comunque ci manca di purificare un'ultima anima, un'ultima persona che è rimasta di, e l'ultima abilità per poi ritornare da lei e averci il potere, come si dice, adeguato, cioè il mega colpo. Utilizzalo, c'hai anche un sonoro vaffanculo. Ma non morire? Allora, se fosse morto, te sicuramente deve essere prima di dell'altro lì. Lì però sicuramente il segreto non è, si vede fuori ma non c'è niente.
meno che effettivamente non ci deve venire, allora per il resto non mi ricordo se è possibile uscire. Ah, eccolo. Questo è da uno, mi pare. C'è. Ok. Ok. Di su e... Ah, no, parte, scusami. Il santuario pure. Dimmi che non è l'altro santuario... Sì. È quello famoso, lui. È quello che te continui a dire che manca un'abilità. Ora... O ci manca un'abilità o mi girerà le palle a ventola se non riusciamo a fare tutto, perché è un po' criptico sotto questo punto il gioco. Ma va bene, il gioco, giochi di questo genere sono qui. Aspetta un po'. Quindi il mio era più banale di quanto è, sì. Sembrava. Addirittura noi si pensava di qui, che avevo ragione, ti fa più un mega shortcut. Ah, intanto guardiamoci la zona e poi guardiamo perché non abbiamo aperto la cosa rossa. Che io a sto punto sai che fa la... Allora, passare di livello, ok, c'è utile perché aumenta la potenza della vestale. Però non so perché, ma mi sento veramente merda a farli prendere l'impurità. No, levati gli uccelli, che loro ti attaccano a pienare. Piccione. C'è ancora, senti. Qui è fatto, ora guardiamo l'uscita. E questo è quello che noi si pensava fosse qua. Ti ricordi? Sì, anche perché era l'unica cosa che ci sembrava sensata. Perché qui c'è una parete, se non ricordo male. E infatti. Poi passa, parliamo. Mega collegamento di nulla, te. Così, cazzo duro. La devi far sudare sta cosa. No, ti prego. So che riesci, devi far venire da sopra. Sì. Guarda quanti fiori. Le preghiere nei tiri diventano più rapide. Vado un culo ai salti. Anello con inciso il nome di Ninfelia, bianca vestale dell'alba.
Si dice che le bianche vestali portano un emblema sfavillante sulla fronte fin dalla nascita. Solamente qui era tutta questa... questo silenzio. No, anche a me, pare che è terrificante. Stavo guardando un film... Ma vai tranquillo, Simone. Ma aspetta... Tanto uguale. Questo è giusto per vedere dov'è che... Qui siamo alla fine del gioco. E purtroppo devi tornare... Devi ripartire. Vabbè, ora però sai precisamente dove devi andare. Quindi ti devi saltare... Devi andare nella zona dei piccioni. Potete tutti nel culo. Ora, l'unica cosa che devi stare attento è bisogna stare sulla sinistra. Ok. No, era lì. Andrea, è difficile puntarlo. Vabbè, ritorna indietro. No, scusa, se semplicemente torna indietro. No, volevo provare a vedere se c'era qualcosa da risalire. Lo devi no, fare se ancora. C'era qualcosa nel mezzo, perché noi si sta puntando tutta a sinistra e probabilmente lì. No, mi però ricordo, c'è anche da dire visto che... com'è fatto quel pezzo di quadro. Sicuramente il Demir. Fidati, intanto puntiamo a pezzi. Perché non so se hai visto, è sfocato, a differenza di tutto il resto del muro. Ora però riuscire a peccarlo. Vedi? Potresti utilizzare l'attacco e poi la schivata. No? Sì, solo che a un certo punto va veramente veloce. Non era proprio facile. Beh, se fossero facili non sarebbero segreti. No? Che dici? Vabbè, così. Poi in realtà potrebbe essere di tutto, ma è solo per completismo. Anche perché fino adesso col completismo ci stiamo guadagnando un botto di roba. Perché non penso che ce la fai a fare... Batte la testa prima. Non riuscire. Anche perché, poi anche perché non puoi fare un salto, una schivata e poi un salto, no? Mi pronuncia nei movimenti quella cosa lì. Doppio salto sono due volte A di fila e basta. E sbaglio tutte le volte. Allora, quindi dopo quello. Vabbè, ripeto. Alla fine sono le cose finali, penso siano ancora più difficili delle altre. Perché a meno che l'abilità che dici te, quindi quando arrivi lì fai frega un po' cazzi, perché tanto mi risparo in aria. Però anche l'abilità che dici te bisogna vedere se effettivamente la puoi fare in salto. Merda, porca puttana. C'eri? No? Sì, fa. E porca la miseria. Allora. Eccoci. Leggi. Nota del primo re strappata. Noi si era trovata la terza, mi pare. Ho raccolto una bambina in quel campo. Non parlava, ma continuò a fissarmi e a attaccarsi alle mie vesti. Forse mi ha solo dato di volta il cervello.
Perché mai hai adottato un infante dell'antico popolo? Le vestali sono dell'antico popolo? Perché dall'aspetto è uguale a noi. Perché è una bambina. Ho solo sentito la responsabilità. Cioè, volevo solo essere perdonato. Esordi di una vestale. Gli antichi di Finisterra, che credevo estinti, si sono trasformati in impuri e ci hanno attaccato. Si è creata una religione intorno alla Bianca Vestale, l'unica ragazza di quella tribù a poter contrastare l'impurità. So che il prezzo da pagare sia venire lentamente divorata da essa. Non sono riuscito a fermarla. Che ironia. E io che volevo espiare i miei peccati. Quindi sì, le vestali fanno parte del popolo antico. Ok, quindi... A proposito... Ma è geniale questa cosa. Allora, dov'è? Quindi sì, penso che... I cimeli. Il re che ha... levati dai coglioni. Cosa vuoi? Che non me lo leva. Che mi mette da sopra? Qual è questo? Ma quello è più utile contro combattimenti, contro l'esplorazione, adesso è utile quello. Quello si mette poi quando si fanno combattimenti. Mirko, rilevo e metti. Ora stiamo facendo esplorazione, che mi fidete nel scollare. Allora, comunque sono riuscito a far salto, per chi stesse dubitando delle mie capacità. Allora, io dove sono? Quindi di qui a sinistra. No, aspetta, non è quello che ho fatto prima, che poteva andare solo su in giù, vero? Ragazzi, ditemi di no che non mi sto teletrasportando a caso. Ciao. Ciao a te. Sì, buongiorno a tutti. Sì, bravo. Ma sto facendo il giro. Ah no, sono su. No. Tanto vi odio. Maledetti. Io mi sono persa. Benvenuta nel mio mondo. Cioè, ti considera che di mio io faccio abbastanza cacare a... Allora, vediamo se qui c'è. Penso. Presumo vado direttamente giù. E che qui dice... aspetta. Aha. Suca. Dai. Dove sono io? Vaffanculo tutte le volte, il cazzo di drago mio mi fa caccare sotto durissimo. Mortacci sua. Allora, qui non conviene, conviene da qua. Allora, vediamo un po' qui dove potrebbe essere. Allora, suca. Che te suca durissimo. Il dubbio succhi anche tu. Ok.
questo che mi mancava. Era questo che mi mancava. Aspetta, perché qui magari ce la faccio più easy. Forse. No, eh. Aspetta. Sì, ok. Porca vacca. Ah no, è qui sotto. Che mercuri. E alle questi stronzi. Che poi fanno altro che salta. Cioè non è che fanno un attacco chissà quale complicato. Oh, eppure riescono a mettermi in crisi lo stesso. Non è possibile. Ulala. E non è l'unica cosa che manca. Ottimo ragazzi, altro slot. E cosa fatta di qua? Quindi dai, è forte. Ora se non mi trovo come dovrei, non dovevo andare qua. Porca la pupattola. Di qua. Parti un attimino un culo, please. Aspetta, io però. Un'altra strada per andare fuori. Vabbè, fa niente. Senso, scusa un secondo. Scappa una strada sbagliata, scusa mia. Allora, cerca di andare qui, poi per il resto è tutto a posto, preso. È perché qui è quello che ti devi buttare da fuori, e questa qui c'è il cibo. Se no cerchiamo di libera. Da fuori? Ok. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Quindi almeno al punto di ciò sta. Io mi son persa. In che senso? Ok. Qui c'è quello dell'acqua. Aspetta. Forse no, dovrei poter
riesci ad arrivare da sotto, lo qua sopra. Non può. Aspetta. Allora, Andrea, ok, forse ho capito. No, lì forse ci arrivavo direttamente. Serviranno indicazioni a Mirko, ma io mi sono persa prima di lui. Ah, ok. Ah, perché non mi ha fatto il doppio salto? Dai, si è piantata nell'angolo. Dai! Non mi ha preso lo sprint. Ma l'ho fatto prima. Caccia. Ah. Oh, grazie. Ok. Porca miseria, 800. Non ho già ritrovato una cosa del genere. È un altro frammento di lastra. Quanto siamo? Manca una. Piazza grappa. Ah, ok.
Diario di Rene. È una cosa da nulla. Oggi Fritz sorride. È dura vederla diventare pallida ed emaciata giorno dopo giorno. Ma mi ha fatto piacere che mi abbia chiesto se si potesse ricavare un amuleto dalla pietra magica spezzata. Forse potrò essere d'aiuto. Ok. Dove siamo? Allora, qui mi conviene direttamente tornare qua. A posto. Che poi è l'amuleto che abbiamo noi. Sì, ho trovato un'altra cosa incisa e abbiamo scoperto chi ha fatto l'amuleto, che è Pritia. Ah, ok. Questa è la solita zona dell'altra volta. Non c'è difficile. Una volta ottenuto le 7 stelle del drago, evocherai il drago Polunga. Sì. Io lì, ripeto, secondo me è sempre la solita storia. Mi sembra strano. Anche perché non ci arrivi, Andrea. No, questo se l'ha fatto. Io qua davvero non riesco a capire. Vabbè. Perché tanto non c'è nient'altro. Guarda se ti dà quello a sinistra. Quello nel mezzo? L'hai fatto te? Quale sopra questo? Quello nel mezzo di questo? Non mi ricordo come l'ho fatto. Poi si guarda. Intanto preoccupiamoci di trovare quello che ci manca. Aspetta, guarda se magari c'è qualcosa nel muro.
cosa nell'acqua da recuperare. Sto dicendo, perché sto prendendo punti qui nel muro a sinistra? Sinistra? Tipo qui sopra. L'altra volta guarda se ce la fai. Ah no, però lì è quello qui di sotto. L'acqua di intermedio non penso ci sia pure. Dove? Guarda dove siamo scesi. No, su, qui su. Vedi quello con le pie, vedi là. E ci siamo scesi invece. Dove possa essere? Sì, anche però. Ora. Finito di leggere Jameson Mend. Però beh, dall'uomo molto sega. Cosa cazzo ci manca qui? Perché non riesco a vedere niente che possa... Sì, infatti. Questo weekend sono usciti dei capitoli di bomba. Prima di Hero Academia di One Punch Man. Il giorno è finito. Cosa? No, il manga. Guardate di anime carini, ne sono usciti qualcuno in questo periodo estivo. Nulla di sconvolgente, a parte Dragon Maid, ma quello solo per il fanservice di un certo livello. Non riesco a capire cosa... Un la cucciosa, cioè, sembra qualcosa di molto cuccioso. Cazzo ci manca? C'è nulla di strano. Sì, infatti.
Dove simbolo di pace, simbolo di speranza, di vita, cioè, cioè, simbolo della paura. Devo fare più forte dall'alto. Più forte di così? No, è qua. No, ma poi soprattutto superato una certa altezza, comunque il danno, cioè il colpo di mano uguale. Non sto capendo dov'è qui. Sì, nemmeno io, forse. E perché tutto è arrivato, puoi arrivare ovunque. Infatti. Quando poi le telefono il... O è ci strano che li abbiano fatto. O ci sfugge qualcosa di ovvio. Infatti. Hanno rifatto tutta la strada. Prova a battere sui muri qui dove c'è l'acqua. Mirko, è l'unica cosa che posso fare così. No, io dico qui, quelli che vanno verso l'alto, vai su sinistra e destra per vedere se c'è un passaggio segreto. È l'unica cosa che mi viene in mente, Andrea. Cioè, proviamole tutte. Magari c'è tipo sei un'insenatura. Ah, devo aver fatto il mega colpo per sbaglio. Ok. Anche perché l'unico colpo che possiamo utilizzare sott'acqua degli... delle cose speciali non sì, c'è niente questo, sì, no non c'è niente, c'è solo l'attacco normale, ma no io dico proprio di tutte le abilità prese per ah sì sì non so dove guardare ragazzi e niente. Vai in ordine, sì, interessante succedere io sto vabbè ultimamente non abbiamo fatto quel mi sa che poi ce l'hai già mandato lo sai cosa aperti. E beh. Può deco quando gli gira male. Cosa ci potrebbe essere stato che non potevamo prendere? Magari si può anche non esserci passati, eh. Cioè ripassati. Mi ricordo che si aspettava di averci un po' di abilità di movimento. Magari in realtà non serviva nemmeno. Aspetta, però questo serve. Però qui serve quello più. Sì, infatti come...
Anche perché non penso che ci arrivo. Però ed è l'ultimo per cui gli gira un po' sempre male ultimamente. E sti cazzi però. Però se lascio... Cioè, hai rotto il cazzo? No, perché almeno non c'ho... il cacatore di cazzo. Allora, la cosa è lì. Ora c'è solo da capire come farlo. Aspetto, prenda confidenza ancora un po' con il One for All e presti brutalmente. One for All. Se amicizia, tutte le cose, ma con la rabbia. Quando scopre che Joker ha ucciso Lois e va fuori di testa. Beh. E lì però mi si aggrappa. Non mi basta però la planata. No. Non riesco a capire. L'ha aperto. È già il secondo che provo. Quindi dovremmo essere tipo a 1600. L'ultima cosa che manca. Dovremmo essere anche a 1600. Vabbè. Importante non andare in altre zone, no? Ma intanto... Dov'è? Gli stivi che iniziano a dire regà o ci andiamo o questo si entra, poi puoi farmelo tornare in circolo la fase del mio, ma solo dopo il massacro. Vabbè, alla fine diventerà comunque l'eroe più forte di tutti, non proprio nel modo in cui credeva lui. Diciamo che diventerà tipo un primo e secondo posto messi insieme. Grazie.
Ti ricordo che quelle sono tutte stanze. Ah! Ma dirci scendi per forza. C'è proprio tutto il percorso e cosa, e quello si spappa dall'alto verso il basso. Ci deve essere un modo per... Cioè, questo non si fa. Vediamo se da qui hai ragione te. Va, vedi, è tutto chiuso. Beh. Però aspetta. Qua. No, a parte che... No, perché comunque ci sarebbe la linea di congiunzione sempre. Anche se... c'è una cosa che va fuori dalla... Ma da dove... O è dalla parte di qua? Ci arrivi magari dalla parte... come si dice? Dove arriva... Mi pare era qui l'uscita. Sì, però... Sweet... Il simbolo di paura funziona di più. Ma non a lungo termine. Della serie Batman, ok, tipo incute la paura nei cuori dei criminali e quindi si cagano sotto e non le fanno, però cioè è una tantum, non è tipo All Might che fa ok, anche quando non ci sarò più io comunque la mia scintilla verrà presa da qualcun altro, no, i nuovi eroi proprio ti se inculeranno de pezza. E i cattivi diventeranno il doppio più stronzi perché ci hanno da fare la scontata del fatto che l'eroe precedente era un pezzo di merda. Della serie tutti vogliono essere Batman, ok, però il problema di Batman è che lo sa benissimo anche lui che questo è quello che è giusto. Che cioè della serie quelle che tra virgolette lui quando andrà in pensione dovrà farlo in modo tale che nessuno come si dice deve prendere, cioè deve poi continuare la vita malamitosa. Se resteranno dei criminali, sono proprio curioso, pigliare alla fine d'epoca va tutto sul cazzo e stermina tutti. Allora questo è lo shortcut, però abbiamo visto che non c'è nessun niente. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è qui. Però siccome tanto qui sulla destra c'è da farne tipo gozziglione da quello che ho visto. Però è uguale. Mirko, perché allora le stanzine non è detto, ci sono state che alcune volte che vabbè, io continuo con la mia idea. Massimo, tanto si possono comunque fare in un secondo momento, nessuno si frustra, non è detto.
Quante suite? Suite ci sono sta sempre. E tra l'altro, suite, abbiamo cominciato l'espansione di Borderlands 3. Che ti piace di più? Lo pistola, amore e tentacoli. Seriously. Non fa. Questo è quello delle E poi abbiamo scoperto che in realtà a loro li fa male il veleno. Questo colpo di spada mi ha fatto cadere su. No, per quel motivo. Dai. Ma perché avevi problemi di tosse? Piacendo come espansione? Vabbè, ma a noi Borderlands piace. È carina perché è tutta in stile Lovecraft. Ma guarda, anche quello di Jack il Bello è stata divertentissima. Sì. Ci hanno rimesso la micromanza. La cosa che mi dispiace è che Salvador l'hanno veramente declassato a bestia, sì. Perché anche nell'unica espansione che c'è è tipo falso, come si dice, Battle Royale, perché poi più o meno le meccaniche base sono quelle, tranne per il fatto che non è PvP. Solo che non sembra neanche più Salvador, è troppo tranquillo. Come Aston. Aspetta, qui da dove sono arrivato? Tra l'altro il bello di Borderlands può dire, ecco come si scrivono dei personaggi omosessuali senza cadere nel macchiettista, cioè nell'essere macchietta. Sei dovuto entrare nella zona interdetta. Ok, questo ci siamo. Che cazzo! Oh.
al massimo. Ma non ho pure. Vabbè, ma tanto al massimo se muori c'è ti potrei trasportare quello lì accanto. Allora, partiamo sempre da giù. E qui mi porterebbe... Ok, e qui è dove andremo... No, qui tanto non si apparterebbe. Questo è un altro tipo di uscita. Questa è un'altra uscita, c'è un'uscita anche su. Ah ok, che penso sia questa. E noi effettivamente non ci siamo mai andati. Però non si aggrappa. Perché non ci si attacca. Ah ok. Ok, anche questo si è fatto. Ok, penso che in realtà ci può attaccare semplicemente la rottura di falo. Sì, per forza, perché o è qui che c'è tutto tu e poi arriva qua, che non è scontato neanche questo. Sotto singolo. No, quindi no, si deve arrivare per questa cosa. Nano d'Aurora aumenta le cariche delle abilità. Vestale e impurità camminano unite. Aura, vestale dell'arco. È l'antica incisione sull'anello. Per lungo tempo nessuno è mai riuscito a risvegliare. Decifrata dal Cavaliere Nero. Sto caro amico. Perché il Cavaliere Nero non gli devi cagare il cazzo. Ok. Bene. Cazzo. Bravo. Perché? Ah. No, qualcosa. Ah, cioè non ci si poteva. Ok, perché occhio che lì cadi di sotto. Cioè, abbiamo mai preso quello, non so che mai venuti qui. Che cazzo? Oh, cazzo! Questo me lo ricordo. Oh, sì, infatti qui ci sono. Ah ecco, questo però mi pare il boss da 1. Maledetti peccatori per te, però vai. E qui ci siamo.
Quindi teletrasporto? Oh, sì. Poi tutte le volte... Ah già, metti ci siamo. Tra le altre cose. Visto che ne abbiamo un botto. Abbiamo altri quattro... Cosa? Quello della vita, se te lo voleva allevato, semplicemente mancava un punto dei tuoi. Allora, che noi abbiamo questo che però ci serve, ci potrebbe essere. Io metterei un'altra cura in più, che visto che stiamo esplorando. Sì, semplicemente perché almeno così c'hai più cose e puoi girare più a lungo. Però non è qui. Potenza. Allora, che noi utilizziamo quello accanto. Questo. No, questo. Questo. Ma questo è il massimo? No. Ah, perché non abbiamo preso queste. Quindi... Ok. Il corvo l'abbiamo massimo. Questo. Il corvo si è già al sesto. I bast... Sì, di quelli che si usano ci sarebbe questo. Sì. Ah, viaggio. Qui è tutto esplorato. Detto l'unico è quello lì, ma idea. Ed è là quando c'è le danno. Già skippate io. Quale? Stavo aspettando che mi dessi queste, ma. Mi scelto quello sotto. Perché voglio vedere. Uscita sotto, scelto quello sotto perché ah, qui c'è okay, uno schifo. Ok. E perché non ci siamo ancora andati lì? Ah, qui non siamo andati semplicemente solo perché siamo stronzi. Sì, a quanto pare. È un quadro questo. Acqua santa purissima, aumenta l'efficacia delle preghiere. Ok, ora andiamo. Acqua proveniente dalla remota fonte ove nacque la bianca vestale della sorgente. I nomi delle vestali derivano dal luogo di nascita e vengono loro attribuiti dalla vestale precedente. E quindi cosa siamo la vestale del gatto? Visto che siamo praticamente nati in mezzo all'impurità. No, qui fa tutto. Perché c'è tutto? Che ci si poteva venire anche da sotto. Ok. E ora c'è il posto della morte. Ci vai proprio. Perché? Questi. Questo perché non l'ho guardato? Forse perché si era andati prima sopra che c'era qualcosa. Questo non mi ricordo neanche come cazzo si arrivava. No, infatti che ho fatto qua. Fatto... Così. Ok. Che roba. Che emoticonesimo. Quindi
questo che è il labirinto. Voglio intanto guardare qui, che è una zona di riposo, ma blu. Giusto. Qui ce la farò una cosa importantissima. Perché tanto il coso ce l'ho. No, costa 2 mi sa la maschera. No, mi sa che costa 1. Dov'è? È in fondo. Allora me l'ho lasciata preventivamente. E da prova di là. Ok. Perfetto. Ma io ora c'è da controllare qui. Poi mi cacca addosso e me ne vado. Veramente ti abbassa di un botto il danno che ti fa sto coso. Sì, ma non abbastanza. Ok. Mia, quanto ce ne manca allora? Se se ne trovasse Selector. E l'interdizione, se ti giuro se l'ho letto. Dato interdimensionale. Cazzo, è completamente andato fuori di caverna. Che cazzo ride? Allora, dici qualcosa di più. Soldato dell'interdizione, compie un balzo alzando gli arti... Questo ex cavaliere, divenuto corrotto durante la battaglia contro gli impuri, aveva una ragione per voler tornare umano a tutti i costi. Fuggì dalle prigioni ipogee e arrivò nella zona interdetta, dove si trovava il laboratorio di Farden. E anche qui ci stiamo dando. Ah, qui non c'era la tavola. Forse è andato di grazie. Sinistra per poi tornare giù. Però questa zona odio tantissimo. Non mi ricordo più. Ridendoci a strozzi è che la prima volta l'avevo fatto senza maschera. All'altro. Ma perché non si è trovata dopo? No, a parte lui non c'è. No, quello sai perché me lo ricordavo? Perché era quello che si sbagliava sempre. Che ce ne dovrebbe essere un altro tumore qui a sinistra. Che è cosa ti butta giù. No, c'era non uno. Manca solo uno di lastra. Ah, ok. Sì, ce ne manca solo uno. No, ma perché noi si è sempre fatto venendo da di là, Mirko. E quindi noi si sbagliava sempre a prendere quello stronzo. Puoi salvarti lì? No. Allora. Sì, che tanto al massimo poi ti teletrasporti di là. Mi teletrasporto di là. No, anche perché... Ah, poi scende. Sì. Ma se ti tra... Ah già è vero, almeno fai tutti e due questi in una botta. Infatti conviene proprio pensare, fare questo per questi due, riteletrasportarsi, fare questo e
perché prima volevo levarmi tutte queste, perché poi queste te l'ho spiegato, queste sono proprio letteralmente zone che lo feci vedere in live, che serviva proprio in modo categorico quello per aggrapparsi, se no non vai avanti. Comunque, ragazzi, stasera direi che si è fatto veramente tanta roba. Abbiamo recuperato molta roba indietro, abbiamo sconfitto un altro boss, soprattutto siamo venuti a scoprire delle cose interessanti, ovvero il re che abbiamo visto uccidere in realtà era già un usurpatore di quelli che vennero prima, che poi sono stati chiamati gli impuri. Ma guarda un po', per darti una giustificazione, mandano andate via perché adesso c'è il raidozzo del fratellozzo. Sperando che non sia come ieri sera, ma stasera non c'è la partita, quindi deduco che forse qualcuno c'è. Ma poi al massimo si manda uno a caso, ma che te frega. Quanta roba. Partiamo sempre dal fondo. Cioè, Dungeons and Dragons. Top. Sperando che siano in live, ti prego non darmi la custa. Sì, sono in live. Ragazzi, vi lascio un po' al sano... GDR. GDR, siete di Element, vero? Sono fatto sapere. Ah sì, ecco. Proprio network addirittura. Il loro piccolo. Quindi ragazzi, vi lascio un po' di GDR se volete guardare una bella partita di D&D. Tra le altre cose. Noi, come sempre, ci vediamo domani con Ender Lilis, che ora penso che piano piano ci stiamo avvicinando alle battute finali. Stavolta direi quasi in modo categorico. E domattina, se mi volete venire a fare compagnia, come sempre dalle 9 in poi. Quindi grazie a tutti per averci seguito. Bye. E a domani.